linguaggio JavaScript. Allora, prima che cominci Leonardo con i dettagli tecnici, volevo dirvi, avete un'idea di da dove viene JavaScript, che in realtà inizialmente si chiamava ECMAScript, poi hanno deciso che il nome non funzionava abbastanza bene, hanno fatto, ma sapete la storia di JavaScript o ECMAScript? No. Francesco? Allora, JavaScript nasce da un'esigenza, cioè il problema, voi sapete, avete un po' un'idea di come funziona la connessione web, cioè il protocollo HTTP e insomma di come funziona tutta l'interazione, diciamo, da browser. Sì, con server No, no, era. ditemi, no, perché appunto JavaScript entra in questo contesto. Allora, l'interazione da browser è un'interazione stateless, voi sapete, no? Cioè, sostanzialmente ogni volta che voi cliccate su un link, su un browser o comunque accedete a una pagina, il browser apre una connessione, cioè quando fu fatto internet o ARPANET all'inizio, le connessioni erano tutte stateful, nel senso che uno apriva una connessione, rimaneva connesso col server di riferimento o comunque con l'altra macchina fino a quando non si interrompeva la connessione. Il cambiamento che è avvenuto, diciamo, con il web è stato che la connessione tra browser e server è una connessione stateless, nel senso che il browser, quando si connette a un server, si apre la connessione, viene risposto dal server, fa la connessione e una volta ottenuto quello che vuole ottenere, che di solito è un solo comando in protocollo HTTP, cioè o un get o un post o un header o quello che è, piglia e chiude la connessione. Questo significa che il server non ha nessuna idea dello stato del cliente nel momento in cui si connette. E questo, allora, siccome questo rende le cose, cioè perché è stato fatto così? Perché siccome era inizialmente pensato appunto per il browsing testuale, eccetera, eccetera, era inutile per esempio scaricare una pagina e poi rimanere attaccato al server in attesa che l'utente facesse un'altra scelta. Quindi questione è stata decisa in questo modo, la strategia, diciamo, delle interazioni web è di fare delle interazioni tutte stateless, cioè senza mantenere lo stato della connessione. Ora, questo è uno dei motivi per cui, come vi ho già detto, vi ho già spiegato, esistono i cookies, perché i cookies servono a fare appunto questo. Il browser, quando fa un'azione, rinvia al server un cookie con cui il server ha la possibilità di capire che la richiesta proviene da qualcuno che si è già connesso, perché alla prima richiesta, se non ci sono cookies, cioè se la richiesta viene da un browser senza l'invio di cookies, il server sa che deve rinviare indietro, oltre alla cosa della richiesta, deve inviare dei cookies per poter riidentificare lo stato del cliente alla prossima richiesta. Se questa prossima richiesta avviene, poi i cookies possono espirare, possono scadere, eccetera, eccetera. Vabbè, questo
Ora, il problema grosso è che spesso e volentieri, diciamo, c'è bisogno di un'interazione, cioè, ecco, l'altra cosa che il server non sa è dove si trova il cliente. Per esempio, mettiamo conto che il server ha una nozione di ora, temporale, che potrebbe essere completamente diversa dall'ora del cliente. Il problema è che il cliente, per sapere l'ora, ha bisogno di eseguire del codice sulla macchina cliente, no? E tutto questo non è previsto dal protocollo HTTP, anche perché il protocollo HTTP era fatto per fare transazioni che non intervenissero mai sulla macchina cliente, ma che intervenissero solo sul server, e in particolare le transazioni che intervengono sul server in scrittura sono dei messaggi particolari che si chiamano messaggi post, che sono particolarmente corazzati, diciamo. Poi, nonostante tutte le corazze e tutto quanto, questa cosa ha avuto, cioè, come voi sapete, ci sono ogni sorta di hacking, eccetera, eccetera. Allora, il problema era appunto di poter eseguire del codice in maniera più o meno sicura sulla macchina cliente. E l'invenzione che è stata fatta, appunto, è di elaborare un linguaggio di programmazione che servisse esattamente a questo, cioè fosse un linguaggio interprete che il server può mandare dentro la macchina e nel browser cliente. Il browser cliente ha un interprete JavaScript al suo interno, che una volta che incontra un pezzo di codice JavaScript è in grado di leggerlo e di eseguire quello che deve fare. Col passare del tempo, e in particolare con alcune applicazioni tipo Facebook, eccetera, eccetera, JavaScript è diventato un elemento fondamentale. Perché, per esempio, tutte le interazioni cosiddette Ajax, cioè tutte le interazioni in cui, per esempio, voi vedete che la pagina si modifica mentre voi cliccate, eccetera, eccetera, sono interazioni di codice JavaScript, cioè quando vedete che si accende un menu, per esempio, quando fate una ricerca o cose del genere, è tutto codice JavaScript. Oppure, se vedete il calendario Google, per esempio, è tutto codice JavaScript, o tutte le interazioni, per esempio, di Google Drive, quello è tutto JavaScript. Quindi JavaScript ha acquisito un'importanza notevole, legato, cioè, però JavaScript, il problema che aveva è che è nato in condizioni estremamente impervie, perché uno dei problemi grossi era evitare che fosse possibile diffondere virus attraverso JavaScript. Quindi, se voi ci fate caso, ha delle idiosincrasie JavaScript che sono particolarmente fastidiose. Poi, devo dire, ci hanno messo pure del loro, nel senso che è un linguaggio abbastanza, diciamo, come posso dire, poco elegante. Però, di questo, come voi sapete, gli IT managers delle società di software, eccetera, eccetera, se ne sbattono, tanto sono i programmatori che poi hanno a che vedere con sta roba qua. E JavaScript è uno dei linguaggi in questo momento più ben pagati, diciamo, perché, beh, tra l'altro, è uno di quelli che serve di più, ma è veramente come rammegare nella merda. Comunque,
adesso lascio la parola. Ecco, questa è la storia, diciamo, di JavaScript. Poi adesso lascio la parola a Leonardo per una descrizione dettagliata e approfondita delle meraviglie di JavaScript. No, è un programma in JavaScript, è solo che vo volevo provare, Come? quindi. Vabbè. Allora fa Francesco, Francesco tu. No, però se vuole ho tutto l'interprete settato, eccetera, Ai, eccetera. Sarà forza. una cosa un po' guidata, però. Da Guidata da chi? Anche lei, io se può. non so, ma che ne so, io non ci capisco niente. Vai, prova, vediamo. Proviamo, dai. Nostro bellissimo JavaScript con la versione 11 di JDK installata. Ma che cos'è JDK, scusa? È il Java Developer Kit, è Ma quello che Java, non serve. JavaScript. Guarda che Java e JavaScript sono due cose completamente diverse. No, sì, però serve anche per il JavaScript, cioè il Java Developer Kit serve anche per JavaScript. Ah sì? E da quando? Da quello che ho capito, sì, cioè qua, quando provavo a avviare un qualsiasi cosa di JavaScript, l'altro giorno mi diceva necessario il Red Hat JDK. Allora, scusa, posso fare un... Allora, queste due cose si chiamano Java e quindi tutti le associano. In realtà Java è un linguaggio compilatore che era fatto anche questo per le interazioni web, ma è una cosa che serve a fare quello che si chiamano le applet Java, cioè dei pezzi di codice precompilati, no? Che possono viaggiare sulla rete, sono protetti, eccetera, eccetera, e che vengono eseguiti sulla macchina cliente. Il punto di Java era come fare a fare, per esempio, tu produci un programma in Java su Macintosh, Windows, Linux, eccetera, eccetera, e lo mandi a un'altra macchina che non sai nemmeno che cos'è, quindi non hai, e questo programma esegue sull'altra macchina senza sapere di che macchina si tratta. Come si fa a fare una cosa del genere? Si fa un semicompilatore che praticamente compila una prima metà del linguaggio, poi il semicompilatore viene interpretato, il semicompilato viene interpretato da un Java Virtual. Java Virtual Engine, il quale lo restituisce, diciamo, il programma che gira completo sulla macchina cliente. Questo era il trucco di Java, soltanto che Java si è rivelato per molto tempo, per una trentina d'anni, un linguaggio assolutamente che aveva bisogno di risorse pazzesche per poter, e quindi con le macchine di una certa epoca non ci si poteva nemmeno avvicinare. E JavaScript, quindi diciamo dall'idea di fare programmi in Java che potessero girare sui clienti, l'idea che è nata era anche di fare un interprete leggero, cioè qualcosa che potesse girare dentro, all'interno proprio dei clienti, senza bisogno di runtime environment, di questo, eccetera, eccetera, e che venisse interpretato direttamente dai browser, e questo era JavaScript. Quindi vedete, sono due linguaggi completamente diversi. Vai avanti. Ecco, abbiamo fatto Hello World, vero? Scusa, puoi ingrandire un po'? Ci si riesce? Sì. Ah, bene. Un po' di meno magari. Non ci vedo io. Ah, papà, che problema, no? Ah, il problema è che non c'è Node.js. Fino a ieri me lo prendi.
guardando. Questo è uno dei problemi che naturalmente c'è. Io adesso voglio vedere una cosa, voglio vedere se c'è un interprete JavaScript su Linux abbastanza pronto. Che altro boh, sto vedendo un For attimo Windows c'è un nelle. command line interpreter for Windows, input interpreter, Node.js, sempre Node.js. No, perché io non JS ce l'ho. Aspetti, provo a refreshare e avviare qua, che magari è quello il problema. Standalone interpreter SpiderMonkey e JavaScript Shell. Use Node.js. It has a child process module that can run arbitrary command. Ok, Ok. ora ha preso il Node.js, però. Aspetta un attimo, fammi vedere se io ce l'ho. Sì, io sembro avercelo. Ok, vabbè, casomai Quindi posso fare io per qualcosa Linux. io. Quindi se mi devo prendere qualcosa. Node, aspetta un attimo. Lo Wajig search caret node. Adesso ti dico cosa. Perché io ce l'ho, però non so da dove mi viene. Aspetta. Wajig which package node. Penso si chiami Node.js, NJS, però l'avevo già scaricato l'altro giorno. Vabbè, comunque ora. Questo viene da qualche parte qua. Non so da dove. Forse il package è status node.js. Sì, io ce l'ho installato node.js, quindi No, ma ora non me lo dà più il problema, cioè no, della no, ma era giusto NASP. per vedere se io ho qualcosa per fare le prove anch'io. Sì, devi scaricarti, Francesco, devi scaricarti Node.js. Quindi via sudo Apt install Node.js. apt ma non Install. JS proprio. Node.js è tutto attaccato. Dunque, tu hai fatto così e lui si è arrabbiato? In realtà ora lo fa, però non c'è nessun output, non capisco il Dice enable perché. to locate file. Ma questa è la Cioè. console?
perché tu stai andando roba a finire sulla console, no? Eccolo, l'ha fatto. L'ha fatto una prima volta. Beh, perché non lo fa più? No, non lo so, non ho idea. Ah no, ok, lo fa. Devo semplicemente highlightare quello che voglio, ok, perfetto. Ah, è tipo ieri, vabbè. Collider. Vabbè. Ora lo fa. Bene, e quindi ora abbiamo fatto ciao mondo. Poi boh, che cosa vogliamo fare? Volevamo fare il programma con le note dell'altro giorno. Sì, per esempio, vogliamo vedere come si fa una funzione, no? Chiamabile, per esempio una funzione che lei fa, console.log, eccetera, eccetera. Okay. Allora, se mi ricordo, se vuoi proviamo, si dovrebbe far così. Se vai a capo, vai a capo e scrivi dici underscore ciao uguale aperta graffa, poi vai sotto, no, beh, dentro le graffe, però ti devi portare via la, o se no lo fai anche direttamente da e lì dentro ci scrivi console log, dici ciao, però fai un messaggio diverso, perché ok, ci va un punto e virgola qua, un punto e virgola credo dopo la graffa. Ok, adesso per chiamarlo, secondo me dici ciao aperta parentesi chiusa parentesi, ma non gli piace già, non gli piace più. Non sono sicuro che sia così la sintassi. Underscore ciao aperta parentesi chiusa parentesi punto e virgola. Adesso devi prendere tutta quella cosa là e vedere se funziona. No, non gli piace perché scusami, dopo dici ciao uguale alla linea 3 devi mettere function aperta scrive function aperta graffa, ok, adesso riproviamo. Unexpected token aperta parentesi. Scusa, prova a staccare, a mettere degli spazi, perché questo aspetta, facciamo un tutorial, va, se no qua. No, ok. Non funziona? No, continua. Forse ci puoi mettere il nome là, prova, cioè in maniera tradizionale. Dice che qualcosa l'ha fatto. Ma sì? Aspetta un attimo, stavo guardando. Vabbè, aspetta, se prendo okay. Tutta la funzione. Qua qualcosa la fa. Okay. Running. Sì.
Allora, non fa più errori, però allora adesso per farglielo fare prova a chiamare Dici Ciao, cioè vai sotto e scrivi Dici Ciao, aperta parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola. Però io mi ricordavo che si potesse punto e virgola e poi prendi tutto, no, devi prendere tutto. Ah, perfetto. Ok, quindi questo è un modo. Ok, adesso quello che stavo guardando è per esempio, le variabili si dichiarano, sono variabili typeless, quindi si può mettere tutti i valori che volete, possiamo provare a fare questo e si dichiarano in questo modo. Cioè, per esempio, vai sotto e scriviamo un'altra funzione. Sì, intanto scriviamo la funzione somma, sì, merm somma, senza argomenti per il momento, perché argomenti ci arriviamo, poi vai a capo, prima graffa e facciamo due variabili, var x, var a uguale, allora facciamo così, var a uguale 5, virgola, b uguale 6.2, B uguale b 6.2. uguale 6.2, facciamo variabili di tipo diversa. Virgola C uguale ciao. No, ciao tra virgolette. Quindi una stringa, un numero float, un numero intero. Ok, punto e virgola. E poi sotto ci metti console log A più B più C. Poi sotto, punto e virgola, ci metti somma, aperta parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola. Fuori. Messo dei... Unexpected token punto e virgola No, dove? sono io che ho sbagliato, ho messo un punto e virgola in più. 11.2, ciao. Sì, Perfetto. quindi fa la somma e poi ci connette la stringa. Vedete, questo è abbastanza, diciamo, liberale come tipo di... Adesso io vorrei mettere... Vabbè, questo magari lo facciamo dopo, vediamo come si mettono argomenti. Proviamo a mettere due argomenti alla funzione somma, cioè C la teniamo così, ma ci va un punto e virgola lì in fondo, invece l'ha fatto senza punto e virgola. No, Da lascia dove? quello che abbiamo. Qua non ci va un punto e virgola. Ah, tengo quello. Sì, tieni quello. Oh, aiuto. Ma In come si fondo a fa a far var girare? A far fai girare? node, scrivi node, aspetta un attimo, lo faccio anch'io. Scrivi node, Ah, niente. scusa. Funziona? Ah, ok, sì. Scusa, ma in fondo a var non ci va un punto e virgola? In fondo a var no. Però perché qua vai, indichi le variabili alla fine della chiamata.
chiamata, ma ogni statement è vediamo, ma magari l'ha fatto automaticamente, vediamo. Ah, si può sia mettere che non mettere, almeno in questa versione. Boh, vabbè, non ho, per carità. Chiusa graffa, punto e virgola, e poi lo fai somma, così. Allora, adesso, e quindi se fai node, somma, CS. Sì, fa la stessa cosa che succede a te. Adesso proviamo a mettere degli argomenti. Invece di avere var A e B interni, prova a scrivere A virgola B tra gli argomenti. Aspetta, infatti dove? Dentro le parentesi di somma. Pa, 1x3, 3. Mi metto anche ciao. 10. No, ci metti solo i primi due, poi così vediamo un attimo. Sì. Allora, dovrebbe funzionare così, dunque, A virgola B, adesso leva A e B da lì sotto, perché altrimenti c'è lo shadowing delle, ok, e quando chiami somma alla riga 21 ci metti 5,6.2. Sì, tra l'altro lui ti sta dicendo che questi i sono i vari valori. Sì. Questi sono. Perfetto. E questo funziona. Ha funzionato uguale. Okay. Se però cambi ci metti 7 invece di 5, oppure quello che è. Va bene anche così. Vediamo bene ora, quindi adesso che cosa vogliamo vedere? Vogliamo vedere come si strutturano i dati, no? Cioè le strutture dati in JavaScript. Queste sono le cose abbastanza fondamentali. Vediamo data structure, built-in objects, intermediate, regular expressions, functions, number and types, control flow, working with objects, vediamo un po'. Object properties, ok. Ok. Sì, sostanzialmente per JavaScript gli oggetti sono degli array associativi. Quindi, esempio, se uno prende... si dovrebbe fare... Che cos'è poi questo? È quando fai un set di oggetti, se non mi no, sbaglio. No, ma aspetta, fermo. Un'altra cosa che dovremmo vedere è gli array, però sta buono, fai così, fai var, per esempio, id, sì, uguale, aperta graffa, poi fai nome, due punti, Leonardo, no, nome, due punti, aperti apici,
può anche andare a capo, eh? Ah sì, non so, stavo cercando di fare quello. Ah, ok. Apici Leonardo, chiusi apici. B, virgola. Vai a capo, cognome, due punti. Apici. Chiusi, chiusi apici, virgola, ah, bravo, ecco almeno le maiuscole, mi raccomando, la virgola, e poi età, ma senza la accentata, due punti, 12. No, 12 è un numero. Ah, è vero, perché non ci sono gli apici, quindi. No. Cioè non ce li metterei, lo potresti mettere come stringa, ma siccome l'età è un numero io lo userei, ok? E poi mi pare che basti, e puoi mettere il punto e virgola dopo la graffa. Vai a capo. E adesso puoi fare... No, puoi fare console.log. Aperta parentesi, id.nome, no, id.nome, virgola, id.cognome, virgola, id.età. E queste sono cognome. Non è scritto cognome, è scritto cognomene. Ok, adesso seleziona tutto questo, cioè questa brutta faccenda, e fai cinque e viene tutto scritto bene. Ah, c'hai 19 anni, non ce n'hai 12. Mentalmente 12 più o meno siamo là. Adesso bisogna vedere come si fa a, ecco, per esempio l'altra cosa è se tu provi a fare sotto, provi a fare console log, console.log aperta parentesi id.email, non ti dà errore. Cioè email è una proprietà che non esiste di questo oggetto, però ti dice che è no, devi farlo, devi selezionare sempre tutto. Ti dice che non è definito, ma non è un errore. Oh, capite che questo, per esempio, è una roba che può creare molti errori. Che uno pensa di averci una proprietà e invece non ce l'ha. Ok? Allora, adesso la questione è e questo tra l'altro si comporta anche come un ma questo non è la stessa cosa. Adesso no, quello che volevo fare è un'altra cosa, farvi vedere che in realtà questo per lui oggetti e array associativi sono la stessa cosa, nel senso che se tu adesso fai console.log aperta parentesi id aperta quadra apici nome chiusi apici, chiusa quadra, ecco, adesso devi riselezionare sempre tutto, se no lui non conosce il... Lui ti risponde con la proprietà relativa, questo è un altro modo, quindi tu lo puoi indirizzare sia come id.nome sia come
aperta quadra, quindi sostanzialmente JavaScript non ha oggetti, ha degli array associativi, però c'è una specie di maquillage, di make-up che fa in modo che questa cosa si comporti da oggetto. Adesso il problema è che questa cosa qua mi pare che crei problemi. Adesso volevo provare a fare appunto dei sì, allora una cosa che si può fare è creare una funzione di inizializzazione. No, io volevo vedere, oltre all'inizializzazione, se si può fare dei metodi e se si può fare delle perché il problema grosso di una situazione di questo tipo è che così è complicato, dato che gli oggetti sono in realtà degli array associativi, è facile associare le proprietà, ma diventa complicato fare l'ereditarietà e tutto, e i metodi, eccetera. Beh, vediamo come lo fanno. Allora, tanto per cominciare, si può fare un creatore. Gli oggetti possono avere tipo l'equivalente di new, di init per Python, di initialize per Ruby, eccetera, eccetera, no? E quindi, per esempio, facciamo riscriviamo il metodo id, l'oggetto id, e lo riscriviamo così, facciamo, vai a capo e scrivi function id con la i maiuscola stavolta, aperta parentesi, e poi ci metti nome, virgola, cognome, virgola, età, poi vai a capo, apri, no, senza, no, scusa, le virgolette, le graffe. Aspetta, mi ha cambiato la lingua della tastiera. Ok, allora qua scrivi come si scrive per il C++, invece, che è this.nome uguale nome. No, non sono this, questo, this. This.nome.nome uguale nome, punto e virgola. This.cognome uguale cognome. Tabbato? Come? Sì, tabbato. Sì, anche quello sopra dovrebbe essere tabbato, ma va bene. Uguale cognome, grazie a Dio non si arrabbia come Python, punto e virgola. E this.età uguale età. Ok. Perché? Punto e virgola.
sotto scrivi var, no, vai, no, 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 sotto fuori da, questa è la nostra definizione, no? Poi vai sotto, scrivi var Leo uguale, com'è che funziona questo, new id con la maiuscola, aperta parentesi, apici, Leo, apici Leo, virgola, polla, virgola, no, no, Leo, chiusi apici, virgola, apri apici, polla, chiusi apici, virgola, 12, no, 19, quello che è, e metti punto e virgola, punto e virgola, poi vai a capo e scrivi console log. Allora, Leo è un'istanza dell'oggetto id, no? E ci scrivi Leo. Vediamo, no, Leo con la L maiuscola, quello. Ok, punto e virgola, dopo, e seleziona il tutto e esegui. Lui ti fa vedere che sostanzialmente, siccome questo probabilmente è un metodo dell'oggetto id che fa in modo di stampare l'oggetto con le proprietà, vedete che questa è una sorta di array associativo. Okay? Adesso io quello a cui voglio arrivare è a sapere se io posso costruire un metodo, per esempio, per stampare le proprietà di un oggetto, no? Come faccio a costruire un metodo apposito? Ecco come si fa. Ecco come si fa. Allora, riprendiamolo. Prendiamo l'oggetto, no? E quello l'ultima cosa, sì, che ho fatto, magari riprendo subito. No, vabbè, è quello lì, usa sempre quello, il nostro oggetto, e lì. Ah no, questo non si può fare così. Ma forse sì. Prova a fare. No. Vai sopra, vai. Vai alla linea, ecco, 51, scrivi this.display uguale function aperta graffa console.log aperti apici, no, aperta parentesi, apici, ciao, spazio, chiusi apici, più this.nome, più apici, punto esclamativo, apici, no? Ok, allora dovremmo aver costruito un metodo, vediamo se funziona, e adesso no, però devi mettere console.log in fondo leo.display aperta parentesi, chiusa parentesi. Questo dovrebbe essere un metodo, cioè tra le variabili la cosa che puoi fare è puoi mettere anche delle funzioni. Come se fosse una variabile. Proviamo? No. Non funziona. Cos'è che non vi piace? Aspetta. Forse è uno spazio qua.
No, è che ci devi mettere devi mettere aperta function aperta parentesi, chiusa parentesi, è una funzione anonima questa. Ok. Perché siccome è void, no, non devi fare console log, basta che fai il leo display, perché lui lo fa, il console log, no? Basta che scrivi leo.display, aperta parentesi, no, L maiuscola, ma vabbè, l'ha fatto. Aperta parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola. Ok, adesso dovrebbe funzionare. Quindi sappiamo costruire gli oggetti, sappiamo anche costruire i metodi, ok? Cos'altro vogliamo poter fare? Vogliamo derivare un oggetto. Allora, list un oggetto, indexing object properties, define method, questo l'abbiamo già fatto. Stanno facendo i lavori qua sotto, mi stanno sfondando le orecchie. Ah, ok, questo è un no, proviamo a fare un inheritance, però fammi vedere inheritance in the prototype chain. Allora, ecco, lui dice JavaScript objects are dynamic bags of properties, ma in realtà no, perché voglio dire, adesso qua stiamo arrivando alle cose dove i nodi vengono al pettine. Infatti mi pare abbastanza complicato la maniera con cui loro fanno l'ereditarietà. JavaScript objects have a link to a prototype. Allora, adesso io voglio function f with its own properties and the let. Ah, c'è anche il let.
dunque, per esempio, noi abbiamo già la funzione. La funzione id, no? No, però no, lo farei senza prototype per il momento. No, a meno che tu non hai capito a che servono i prototype. Se faccio il prototype mi prende tutta la funzione che ho messo là e poi ad esempio posso metterci un alert e quando faccio il ritorno di tutto quell'alert mi dà tutto quello che c'è dentro la funzione su il prototype. Che cos'è il Cioè, prototype? il prototype è praticamente tutto quello che ho messo qua dentro viene, tra virgolette, standardizzato e E quindi che vuol dire tipo qua. standardizzato? Cioè, queste qua diventano le costanti del prototype, quindi ogni Sì, ma prototype sfrutta questa funzione. allora, io stavo pensando un'altra cosa, cioè tu, se adesso tu fai questa function, è così, no? Adesso tu fai un'altra, però, scusa, torni un attimo su rispetto a quello che avevamo fatto. Sì, questo qua lo cancello. No, non potevi anche. Ah sì, è sempre comunque con la function, va bene. Adesso tu potresti prendere questo e fare sotto, metti sotto alla linea 50, metti function studente e ci metti aperta parentesi, nome, cognome, età e matricola. No, virgola, nome, virgola, cognome, virgola, età, virgola, matricola. Poi vai a capo, apri la funzione, aperta graffa e ci metti, aspetta un attimo, ID, no, 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 metti ID con la I maiuscola, Ah, perché quell'oggetto chiamiamola. là, punto call, aspetta un attimo. Aperta parentesi, this, perché questa è una porcheria, per esempio, this, virgola, nome, virgola, cognome, virgola, età. E queste sono le proprietà di ID, no? E metti un punto e virgola qua in fondo. E poi vai a capo e ci metti this punto matricola uguale matricola. Adesso la cosa carina sarebbe di vedere se adesso possiamo sostituire la funzione display, punto e virgola, metti un punto e virgola qua, vai a capo e scrivi this.display uguale function, aperta parentesi, chiusa parentesi, aperta graffa, console.log, aperta parentesi. Apici, ciao, spazio, chiusi apici, più, no, this.nome, virgola, this.matricola. Ok, adesso vai sotto. E facciamo una var leos uguale new studente, vediamo se funziona, aperta parentesi, apici leo, apici virgola, apici bolla,
cipolla, virgola, 19, no, no, c'è l'età, virgola, 20. Ok, e poi, ok, ok, e punto e virgola. Adesso se vai a capo e fai leos.display, dovremmo avere la nuova funzione, aperta parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola, e adesso poi, però devi prendere anche la, quella sopra, anche la, ecco, fino a lì. Vediamo se funge. Wow, funge. Perché il ciao Leo, il ciao, eh beh, il ciao Leo è del primo Leo display, no? E il secondo. Vabbè. No, no. I commenti in JavaScript. I commenti in JavaScript credo che siano backslash backslash. No, slash slash, scusami. Come in. Così ti dà solo questo. Ok, sì, diciamo che più o meno ci siamo. Adesso l'altra cosa è l'interpolazione di stringa, cioè per esempio la funzione che abbiamo appena fatto, questa console log ciao eccetera eccetera, si potrebbe scrivere in un altro modo. Scusate, fatemi vedere un attimo perché me lo sono perso. Si potrebbe scrivere console log, no, ma no, aspetta, string interpolation JavaScript, vediamo com'è. How to do string interpolation in JavaScript. Dai. Ecco, sì, si fa così. Allora potresti scrivere, sostituisci la scritta console, no, console.log, va bene, aperta parentesi, sì, tutto quello che sta fra la parentesi, no, solo quello che sta nelle parentesi del console log, apici, pronto? Apici, ciao spazio, dollaro, aperta graffa, all'interno degli apici, sì, dollaro, aperta graffa, this.nome, chiusa graffa. Questa si chiama interpolazione di stringa, nel senso lui ci mette, ci sostituisce questa area, punto esclamativo, spazio, sei la matricola, sei la matricola, sì, sei. È un modo simpatico di dire sei, spazio, dollaro, aperta graffa, this.matricola, chiusa graffa. Ok, vediamo se funziona questa baracca. Forse ci vogliono le doppie virgolette, perché questa è la cosa letterale. Ah no, lui lo fa, no, con i backticks, cioè non con le virgolette, con gli accenti gravi, diciamo, backticks. Mm-hmm. Ecco, questo, vedi che lui è subito colorato. Allora, per poter fare quello bisogna fare backtick. Sì. Ora la cosa che c'è da sapere è che appunto uno
codice, se lo inserisce all'interno di una pagina web con dei tag script e slash script, lo inserisce in mezzo, viene eseguito dal browser e ve lo stampa esattamente. Vi stampa il risultato, cioè viene fatto un evaluation e vi stampa il risultato. Ok? Posso essere onesto, è abbastanza divertente JavaScript come linguaggio. Non so, è simpatico. Francesco, cosa ne pensi? È molto divertente questo linguaggio. Allora, vedete che Francesco che ha fatto? Se n'è andato, è andato al mare. No, è tutto di parentesi grafici. E vabbè, quello non è la cosa peggiore. Qual è secondo voi? Cioè, vedete un aspetto critico di questo? Vedo tutto un po' dove ti pare. No, vabbè, questo preferisco un linguaggio così piuttosto che Python che ti chiede di essere tutto, ma il problema è un altro, il problema è che vedete che qui l'object orientation è legata a cioè sostanzialmente cioè in realtà non ci sono gli oggetti dentro JavaScript, ci sono gli array associativi. Ok? E È un po' lo più lunga da fare come cosa. no, non è tanto quello, è che non è protetto. Cioè, qui voi potete scrivere veramente quello che vi pare e lui ve lo lascia scrivere, ve lo lascia fare. Poi dopo che il codice funzioni è un altro discorso. Cioè, l'interprete JavaScript è molto lasco, non controlla quello che state facendo, il che può essere anche un vantaggio, però significa che bisogna avere un rigore, diciamo, di scrittura molto, cioè abbastanza ferreo, perché fare errori in una situazione del genere è molto facile. Per esempio, guardate la questione degli argomenti. La questione degli argomenti, se sono fuori posto, questo in generale è un problema di tutti gli interpreti, non è soltanto il JavaScript. Però qui è veramente molto molto lasco. Se uno scambia cognome con nome, qui lui funziona uguale, l'interprete non si ferma. Ecco, adesso se volete possiamo provare a fare, per esempio, delle cose che abbiamo fatto, per esempio in Python, e provare a scriverle in JavaScript. L'altra cosa è che appunto mi pare che MaxMSP, adesso non so se Pure Data pure, ma MaxMSP sta usando JavaScript per scrivere codice che poi viene visto come un oggetto Max, capito? No, un po' di Infatti credo che questo sia il succo della questione. No, ma per carità, poi ogni linguaggio ha le sue. Però ecco, dire che è divertente mi sembra un po' troppo, che tutto sommato, sinceramente, mi pare. Mi aspetto un po' di più dagli interpreti. Comunque, non so, che cosa vogliamo fare con questa roba qua? Vogliamo provare, per esempio, dovrebbe essere abbastanza facile leggere dei YAML.
volta, no? Possiamo fare tutto in qui l'open quasi, ma cosa? è il Quindi? linguaggio di programmazione che lavora E a che serve? con Con i i quanti. quanti? Serve per Come si quindi chiama quanto sto? software development. E ce ne sono un po', c'è tipo C++ che praticamente si basa su C, oppure c'è Quill. Come è Sono dei scritto linguaggi di C? programma. Quasma. CQASM. 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 Sicuro? Può No. dire, mando direttamente la pagina di Wikipedia, poi c'è tutti. Google l'ho salvata. Sarebbe un computer molto 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 potente per Allora, leggere le robe questo del genere. lo fate voi. Io ho un computer poco potente e intendo rimanere con questo. No, no, ma CQA. credo che. Ma credo che proprio neanche quelli della NASA, cioè, forse quelli della NASA riescano a leggere. Sì, ma Leonardo, a che serve sta roba? Cioè, ti serve... No, ma, non lo so, però da quello che dicono su internet potrebbe essere il futuro della programmazione tra una Sì, ecco decina di anni. appunto, allora tra una decina di anni direi che ci poniamo il problema, no? Project Q with Interessante da Python. vedere. Sì, certo, se volete, ma appunto, io ho un atteggiamento di questo tipo. La roba la uso quando mi serve e imparo anche a usarla quando mi serve. Ormai è da un pezzo che non mi innamoro più dei linguaggi di programmazione perché so che quando poi si comincia a fare cose seriamente escono fuori le rogne da tutte le parti, quindi voglio dire, per carità, poi dopo va benissimo qualsiasi cosa, ma quello che, per esempio, per quello che facciamo noi nella composizione, per esempio Python o Ruby, questa roba qua, va bene, nonostante appunto ci facciano penare perché, dobbiamo strutturare le cose in un certo modo e diciamo dobbiamo sempre mediare quelle che sono le nostre necessità, cioè quello che serve a noi con quello che riesce a fare il linguaggio più o meno facilmente, più o meno difficilmente. No, una cosa che si potrebbe fare invece è potremmo attaccare la programmazione grafica, se vi interessa, perché quella è una roba radicalmente diversa da quello che abbiamo visto fino adesso, che diciamo la programmazione da command line, cioè noi facciamo del software che è gestibile da command line. Fare del software che è gestibile graficamente è molto diverso. Allora, se volete possiamo, perché questo potrebbe servirvi. Sono molto interessato. No? Non so, Francesco, cosa ne pensi? Sì, no, dico sempre Come hai detto? no, niente. Non ho capito. No, scusami, non... No, che mi si incastra tutto e non Ecco, no, se volete, dato che abbiamo ancora una mezz'oretta, possiamo
cominciare a introdurre questo aspetto qua. Cominciamo, poi dopo lo vediamo meglio nelle prossime volte. No, se è una cosa che mi interessa, se no a me sinceramente non è my cup of tea, quindi non è particolarmente divertente. Le partiture grafiche che significa? Ah, per esempio fare la roba in PIC, dici? Ma quella è un'altra cosa ancora. Ma se volete, sì, ecco, quello è già più my cup of tea. Vi faccio vedere come funziona PIC. Ma è... Vabbè. Allora, ok, allora prendo io la console. Sì, sì. Grazie mille per... Insomma, no, non abbiamo fatto niente veramente con JavaScript, però potremmo... Ah, abbiamo fatto delle varie potremmo... le metto subito. Ah sì, mettimelo così lo... Allora, vediamo un po'. Allora, sostanzialmente PIC, come vi ho detto, è un linguaggio grafico che è un preprocessore di un altro linguaggio che si chiama TIROF, la cui versione pubblica si chiama GIROF, e che è un linguaggio di typesetting, cioè come LaTeX, diciamo, un linguaggio che serve per fare le edizioni a stampa di testi. Funzionava per le prime stampanti typesetting che esistevano negli anni 70, quindi lo potete immaginare. PIC è un linguaggio molto semplice. Allora, i comandi di TIROF sono dei comandi che hanno un punto a inizio riga e poi hanno una serie di caratteri, generalmente due. Quando uno fa un programma in PIC, il programma, la parte in PIC è circondata da due comandi, punto .ps e punto .pe. Questo, la parte dentro a questi due comandi viene interpretata da un preprocessore di GIROF che poi realizza la parte grafica. Allora uno per esempio può scrivere box, box, box e questa roba qua, se io passo, se io, ecco, se io uso PIC su questo, lui mi crea questo codice qua, che è codice GIROF, vedete che è praticamente illeggibile, però lo passo all'interprete GIROF con drive PDF e
lo tiro fuori e c'ho primo PDF. Vedete ancora? Ci siete? No, perché Sì. se io guardo qua, primo punto PDF. Mette tre box uno dietro l'altro. Cambio un po' le cose, ma come vedete è una roba questa. Eccetera, eccetera, e lui fa qualcosa sempre. Li mette spostati. Ora, la questione, vabbè, fino a qua non è molto interessante. Quella cosa si fa interessante quando uno comincia a fare delle cose un po' più sofisticate. Per esempio, mette dei label, first box uguale box, e gli mette una larghezza. Adesso lo riscaliamo in centimetri, perché sennò questo va e dopodiché uno dice, vabbè, allora io voglio un box di larghezza 5, altezza 2 centimetri, e poi dentro ci voglio mettere la scritta primo box. Oh, poi dopodiché voglio un altro box che è un box che di larghezza 2, altezza 5, che ha il nord-west, il suo nord-west al first box più 0,5 cm. E poi voglio fare una freccia arrow from first east at altro box punto west. Ok, i punti cardinali sono il centro dei lati, no? In questo caso qua, ma poi ci sono i cerchi, eccetera, eccetera. Cioè, comincia a fare cose complicate. Allora, per esempio, cosa ho fatto di male? Arrow, sempre aperta. Questo naturalmente è software libero, tutto documentato, bla bla bla, che ve lo dico, non funziona.
point, bla bla bla, name, eccetera, eccetera. Scusate, non vedo, non capisco perché non funziona. Proprio così. E cos'è che non mi piace? Ah no, perché non ho messo, cioè, ho sbagliato, qua ci va un valore. C'è un errore di sbaglio. Ah, ma non lo vedete? No, voi non vedete il risultato. Pronto? No, vediamo solo il codice. Ah, porca miseria, non mi dite niente. Qui c'è il Vabbè. risultato, solo che devo abbattere questo, e il risultato è questo, quindi non avete visto niente di tutto quello che abbiamo fatto. Comunque, si possono posizionare cose. Adesso questo qui, questa linea retta, perché è fatta così, non lo so, ma adesso lo scopriamo. Comunque, allora adesso il punto è se per esempio facciamo arrow from first box, no, perché questo è 0,5, facciamo 2,5, arrow voglio andare da first box east a altro box west, non capisco perché mi arriva così buffa. Vabbè, comunque invece l'altra cosa che voglio far vedere è, per esempio, se vogliamo fare una partitura grafica, mandatemi, fai una cosa, Francesco, mandami lo scordici sound, risultante dalla tua cosa. Slack. Sì, mandamelo su Slack così lo posso usare. L'ha mandato? Allora, io prendo, cioè per esempio, mettiamo conto che vogliamo rappresentare, poi naturalmente si può fare qualcosa molto più complicato, vogliamo rappresentare
caso io prendo questo, questo è il tuo output, no? Adesso la cosa che vorrei fare è, per esempio, che ne so, prendo tutti gli strumenti 03, soltanto questi, diciamo, questi sono quelli degli eventi, e li vorrei rappresentare graficamente, solo che sono un casino, eccetera, eccetera. Allora, voglio un metodo a macchina per fare questa cosa qua. Allora, quanto dura tutta la faccenda? 3 minuti. Ok, allora, mettiamo conto che facciamo che io ho un box, vediamo come farlo, facciamo un header. A 4 minuti. 4 minuti sono 60-240 secondi, quindi io devo dividere tutto header.pic, devo dividere tutto il mio spazio, devo fare una grossa box, no? Che divide, allora mettiamo la scala 2.54, divide, facciamo conto che lavoriamo su landscape A4, quindi è 29,7 larghezza, facciamo conto che la mia dunque ho il mio tot dur, una variabile tot dur che metto a 240 secondi, la larghezza la mettiamo a 25 centimetri, no? Box width, no, frame width è 25 centimetri, quindi il fattore di scala del tempo è 25 diviso 240, cioè ogni secondo è 1 second, no? È frame width diviso tot dur, ok? Poi dimmi le frequenze, le frequenze fino a che frequenza arrivi? Alla su per giù, su per giù dico. Vabbè, se, ok, mettiamoci 4000, va, come max frec è uguale 4000, no? Quindi e l'altezza la mettiamo a 18 centimetri, ok? Frame height è 18, quindi 1 hertz è frame HT fratto max frec. D'accordo? Questo mi serve per darmi un frame. E qui mi faccio la frame outer frame, la chiamiamo. Outer frame è un box che è with frame width e height frame height. Ok, questo è il mio riferimento. Poi i box si possono fare invisibili, per cui il riferimento potrebbe non vedersi. Adesso questo è il header. Poi io mi faccio un altro, adesso mi faccio un programma di hoc. Ok? Hoc è un filtro di testo. Potete scriverlo in Python, hoc è quello più veloce per fare csound to peak.hoc, in cui scrivo che all'inizio del programma io devo stampare queste righe. Ah, intanto vediamo se l'header funziona. Facciamo cat header.peak in girof. Adesso qua devo usare un po' di meno p significa uso il preprocessore. Qua devo dire al driver di andare in landscape mode,
gli devo dire di usare il PDF e quindi qua è score.pdf. Ok, vediamo com'è questo, come viene. Questo adesso non lo vedete, ma è su per giù, è il frame, è un po' troppo alto, non so perché, ma non ce ne importa niente. No, ce ne importa perché... Aspetta. Ecco, questo è un po' un problema che non sempre... Il problema è che appunto le dimensioni sono sempre un po' ballerine. Facciamo che è 16 e vediamo se c'entra. Però qua ci sono un sacco di variabili in gioco, quindi che non vediamo per il momento, vediamo se questo va meglio. No, non va bene, niente. Adesso no, vi faccio vedere. In questo momento abbiamo disegnato soltanto adesso vi faccio vedere lo schermo, quello che viene fuori. Quello che viene fuori è il mega rettangolone, no? Adesso è più alto di quello che deve essere. Ah, ma forse perché lui comunque width 8 l'interpretano. Comunque no, non è questo l'importante. Aspettate, fatemi fare una prova. Come dice, can find the desk file, cioè, giro. Ah sì? Ma Non ce l'ho. che linea di comando ho usato? Esattamente la mia? Pick header, want to pick graph, TTF, Ma ce l'hai tutto installato? Perché sembrerebbe come che non è installato completamente. Prova a installarlo, cioè adesso aspetta, fammi tornare qui. No, aspetta, no, perché non... dunque, se io faccio gstatus, mi sa che devi vedere se è installato giroff. Aspetta, fammi vedere che tipo di installazioni ci sono. Perché magari c'è, perché tiroff è sempre installato perché serve per... guarda un po', se tu fai apt-get install giroff, se lui ti installa tutto, perché magari c'è solo giroff base. Allora, intanto io vado avanti e scriviamo il cs2pic, poi dopo magari lo vediamo meglio. Allora, qua gli facciamo fare questa cosa, gli facciamo scrivere print punto ps backslash n e copy backslash asterisco header.pic. Gli facciamo copiare quello che abbiamo appena fatto in maniera che ce l'abbiamo dentro il nostro codice. Ok, e alla fine gli facciamo fare print PE, quindi il PS e PE sono garantiti, e in mezzo li facciamo analizzare tutte le righe che cominciano con I003, è quella, no? Aspetta, vediamo. Split output score.sco, li facciamo analizzare tutte queste righe e gli facciamo convertire
diciamo, realizzare una partitura in PEAK. Come facciamo? Facciamo che, per esempio, per ogni riga, noi abbiamo noi leggiamo dei valori, no? Leggiamo dei campi. Allora, per esempio, l'action time è il campo $2, no? E la durata è il campo $3 e poi dov'è la frequenza? Facciamo che li leggiamo solo la frequenza, no? Che è il campo $5, mi pare, no? Ok, adesso questi valori li dobbiamo convertire, no? Anzi, dobbiamo avere end time, che è at più dur, ok? Che è quello che ci serve, e poi li dobbiamo tutti convertire, quindi action time peak è at moltiplicato per 1 second, mi pare. Ah no, no, aspetta, questo non si può fare perché queste sono variabili che stanno dentro il codice PEAK. Ma a questo punto noi dobbiamo fare una riga di PEAK, no? Che è una line che va da per esempio va da from, come l'abbiamo chiamata, outer frame punto south west, cioè in basso a sinistra, no? Ok, più qualcosa, e questo qualcosa è adesso possiamo mettere 8.4F, che è, questo sarà l'action time moltiplicato 1 second, no? Questa l'action time, no? Poi ci mettiamo per 108.4F, che è la frequenza, moltiplicato 1 Hz, no? Per riscalare e questa va da qui fino a outer frame sempre, punto SW più 8.3, signori Dio, per 108.4F moltiplicato 1 second, però questo sarà l'end time, no? E per cento sempre 8.4F moltiplicato 1 Hz. Ok? Ora questa è il \n e questo qua ci va l'action time, la frequenza, l'end time e la frequenza. Adesso la stiamo facendo semplice, nel senso che io so che poi e lui deve stampare questa riga. Dunque, dov'è che mi sono sbagliato? Ok, punto virgola, via, chiuso. Qua che è? Ok, va bene? È tutto chiaro quello che succede. Sostanzialmente io analizzo, filtro le righe. Ok, adesso vediamo se funziona. Se io faccio cs2peak.awk e gli mando dentro outputscore.sco, che cosa ottengo? Ottengo che è sbagliato. Giusto, ci manca un backslash.
Allora, lui sostanzialmente, vedete, fa tutta la conversione, no? Questo fa delle piccole righette dappertutto, dovunque, usando proprio i dati. Mi sembra che siano i dati proprio loro, no? Ok? Allora, se abbiamo fatto tutto bene, alla fine c'è il PE, perfetto. Per cui io questo lo sparo direttamente dentro Giroff meno P meno PL meno TPDF e magicamente questa è veramente ok, e l'ha fatto, vediamo se viene fuori qualcosa, non viene fuori una mazza. Mi scrivere deve scattare, c'è un'altra. Peccato perché era venuto fuori, ve lo faccio vedere. Ve lo faccio Ora giusto non lo vedo ancora. vedere. No, no, lo so che non lo vedete. Vedete che, non so se lo vedete, è qui in fondo questa roba. Beh, Si vede molto all'acciarino. cioè, il problema bisogna capire perché è fatto così. Adesso bisognerebbe, probabilmente c'è qualche errore nella conversione, eccetera, eccetera, però ecco, non ci abbiamo, quanto ci abbiamo lavorato? Ci abbiamo messo 10 minuti, 10 a farlo, cioè, è ovvio che per fare una cosa bella e fatta bene, bisogna farla multipagina, eccetera, eccetera. Va bene? Ok, Va vi bene. saluto. Ciao, arrivederci. Grazie mille, maestro. Buona serata. Alla prossima. Vedi.